Allora ragazzi, stamattina parleremo di una parte della geografia che in realtà è una parte un po' particolare della geografia perché affonda le proprie radici nella storia. Ed ecco, per cui inizierei facendovi alcune domande appunto con un po' di storia di sottofondo. Per esempio, che cos'era nell'antica Grecia il demos? Chi è che vi saprebbe rispondere? Isotta. Demos vuol dire popolo. Molto bene. Demo in effetti vuole proprio dire popolo. Ecco, quali parole conoscete che iniziano con il prefisso demo? Ce ne sono molte, però iniziamo a dirne alcune. Federico. Democrazia. Bene, democrazia. Lucrezia. Demografia. La demografia. Allora possiamo procedere all'analisi della parola che ha detto appena adesso Lucrezia. Demografia. In effetti demo, abbiamo detto, voler dire popolo, popolazione, grafia ci ricorda l'atto dello scrivere e quindi la demografia sarà la descrizione della popolazione. Facciamo adesso ancora un altro passo in avanti e possiamo scrivere la definizione alla quale siamo giunti. La demografia dunque è la scienza che studia i cambiamenti della popolazione umana nello spazio e nel tempo. Come vedete abbiamo aggiunto qualcosa alla definizione precedente a cui eravamo giunti. Proviamo ora a dare una rappresentazione grafica a ciò che abbiamo fin qui detto. Immaginiamo che tutta questa parte qua sia la popolazione di un determinato stato. Secondo voi queste frecce in entrata e in uscita che cosa potrebbero rappresentare? Alessandro. Allora, la freccia in entrata potrebbero essere le persone che nascono, mentre la freccia in uscita le persone che muoiono. Oh, molto bene, quindi i nati e i morti rispetto a uno stato che vogliamo studiare. Adesso ragazzi ci rimane da fare un ultimo passo in questa mattinata. Quello che ha detto Alessandro prima si può riassumere con una parola è un pochino più altisonante, il saldo naturale, cioè la differenza tra il numero dei nati e il numero dei morti in un anno in una determinata regione. Se ci pensate è nient'altro rispetto a quello che abbiamo detto prima. Per verificarne l'efficacia e la consistenza possiamo ancora fare un piccolo esercizio, fare un esempio. Supponiamo di trovarci in un paese, nel paese di Alice, o il paese delle meraviglie. Nel paese di Alice i nati in un determinato anno, in questo caso nel 2009, sono stati 1000. I morti, sempre nel 2009, sono stati 500. Vediamo un po' chi ha già capito. Il saldo naturale del paese di Alice, quale potrebbe essere? Edoardo. Il saldo naturale è di 500. Molto bene, in effetti il saldo naturale è proprio di 500. Facciamo invece adesso l'esempio di un altro paese dove si vive un po' meno bene, il paese appunto della strega. In questo paese i nati nel 2009 sono stati 1000, i morti nel medesimo anno sono stati 2000, qui il conto si fa un po' più difficile, però vediamo un po' chi riesce a farlo. Quale sarà il saldo naturale? Michela. Allora, il risultato è meno 1000. Il risultato questa volta è negativo.